vorrà. Potrebbe tornarmi utile. Scusa. Attaccato l'audio. Dicevo, eccoci qua. Benvenuti a chi vorrà seguire la live, chi la vedrà offline. Ho preso una pausa da Lost Planet perché era veramente un gioco che faceva sclerare, e voglio provare questo. Cosa ci fa qui? Remnant from the Ashes, che è il regalo col PlayStation Plus questo mese. Un gioco che avrei sempre voluto provare, ma che effettivamente non ho mai comprato, non ho mai avuto l'occasione fino ad oggi. Sembra il personaggio di Nio. Non di Nio, di Sekiro. Cosa ci fa qui? Sembra possa tornarmi utile. Ok. Salta tutorial. No. Vabbè, il tutorial non è tra i migliori. No, scusate, il tutorial. La caratterizzazione del personaggio non è. Gioca solo amici, pubblico. Boh, apriamo al pubblico se qualcuno vuole. No, anche perché non ho idea di come sia. Seleziona personaggio, impostazioni, riconoscimenti, video, audio, abbassiamo magari un po' la musica, effetti sonori, sottotitoli sì, chat vocale no, a meno che qualche mio amico poi voglia unirsi, poi ne vedremo. Selezionare personaggio, ok. Gioca. Bah, vediamo com'è questo titolo. Allora, tocca R3 per segnalare velocemente. Tieni premuto R3 per far comparire il menu radiale delle comunicazioni. Ok. Vabbè, dopo Lost Planet mi aspetto di tutto. Considerato che è un gioco di una difficoltà senza senso, Lost Planet. Cosa faremo quando la nostra ultima speranza svanirà? Beh, sta a te scoprirlo. Questa speranza si è avventurata in mare prima di te per trovare il modo di sgominare le bestie che ci perseguitano da generazioni. Pensavamo di aver trovato una soluzione, o così credevamo. Poi il drago solcò i cieli come una fenice. In fiamme di agonia. Ma il nostro eroe non fece ritorno. Va bene. Rimasero solo la tempesta, le bestie e la paura che qualcosa fosse cambiato per sempre. Non sarà un viaggio semplice. La tempesta avvolge la torre del drago come un mantello. Il drago sarà pur morto, ma temo che si sia risvegliato qualcosa tra le sue ceneri. Dovrai lottare per farti strada. Allora. Raggiungi la torre e scopri che fine abbia fatto il nostro guerriero. Devi affrontare ciò che vi si annida. Ecco, partiamo bene. Veniamo già inghiottiti da un'ondina.
Quando la nostra ultima speranza svanirà, un'altra prenderà il suo posto. Finché avremo respiro in corpo. Premi triangolo per cambiare le armi. Ok. Per cui ci sono sia armi da fuoco che armi melee. Ok, avviso, potrò unire questa sessione. Ok, c'è il tutorial, dopo mi aprirà la partita online. Sono curioso di capire come funzionerà l'online. Ok, col tondo ci accovacciamo con L, con R2 attacchiamo, c'è anche la stamina. Dato per raccogliere oggetti. Oggetti consumabili offrono aiuto temporaneo. Ok, queste sono come le pozioni, le fiale di Estus dei Souls. Va bene. Attività dello scenario. Ok, là in alto a destra c'è la mappa. Premi per Ah, ok, la salute si rigenera col tempo, non è immediata la cosa. Okay, c'è già qualcosa che non mi rende felice. Cosa ci sarà qua adesso? Se come il primo Demon Soul ci sarà il mega boss. Chi è? Premi X per schivare gli attacchi. Ok. Ok, c'è la stamina. Oh madonna che. Ma c'è il lock on? Ma posso lockare? Scattare e schivare consuma resistenza. La resistenza si ricarica nel tempo. Ok. C'è la porta. Chi è? Premi R2 per effettuare. A me i soul piacciono. Però non c'è il lock sul. Ah, si mette male. Figa, se si mette male. No! Bene. E si inizia la grande. Uff. Resisti, andrà tutto bene. Oh, mano. Ah, era previsto? Che morissi come. Premere 2 per effettuare l'attacco in mischia. Tieni premuta R2 per effettuare un attacco caricato in mischia. Fico. L'inizio non è stato dei migliori, però posso migliorare.
Sei sveglio. Fiche brutto il bimbo. E chi è? E là. Ciao. Ehi, facci piano. Sei ferito gravemente. Non avrei mica intenzione di rimetterti a sanguinare. C'aveva la linea di dialogo. Ma dai. Posso scegliere chi sei, dove mi trovo. Siamo al World 13. È un posto sicuro. Forse l'unico che ci sia. Ok, cos'è il Nexus questo? Volevo vederti. Ho chiesto al comandante se potevo. Il comandante Ford e il signor Riegler ti hanno trovato fuori e ti hanno portato qui. Però me l'hai doppiato in italiano. Che Mark non sarebbe tornato. E chi cazzo è Mark? Lui è... era... lasciamo perdere. Il comandante ha detto di andare da lei non appena ti fossi svegliato. Si trova nella stanza in fondo al corridoio. Troverà una sistemazione anche a te. Qui ce l'abbiamo tutti. Fica che brutto il personaggio che ho creato. Ciao. Ok. Andiamo in giro se c'è qualcosa. Oh, della lore. Dicembre del 68. Qui il tenente Evelyn Seder, uno degli unici 7 sopravvissuti fuggiti dall'atollo. Abbiamo dovuto abbandonare il War 16 e ritirarci qui nel 13. Tutti gli altri sono morti. Arsgard, Neville, Green, Parker, McKenzie, tutti morti. Vabbè. I Root hanno invaso anche il War. Ok, saranno i nemici i Root. Ah, stavano festeggiando la nuca. Non ho più le armi, ok, perfetto. Ho solo degli scrausissimi pugni. Allora, scivola. Ok, la stamina si consuma. Hello. Oh, questo è la capa. Ma pensa un po' chi si è risvegliato. Ma no, ma guarda un po', hanno scritto. Ti davo per morto. Io e Riggs ti abbiamo tirato fuori da quel macello per un pelo. Dov'è la mia arma? Si trova con Riggs al piano di sotto. Se tutto torna, lo riavrai. Sono la riavrai. E questa è la mia base. E tu, amico, sei un ospite inatteso. È mio dovere sapere che tipo di persone lascio entrare nel World 13. Sono settimane che non vediamo anima viva su quella spiaggia. Mi devi dire il vero motivo per cui ti trovavi là fuori, o ti lasceremo in pasto ai Root. Diciamo. È da molto tempo che qualcuno non si reca in quella torre. Ma non hai alcuna possibilità di raggiungerla con questa tempesta. La verità è che il World è stato isolato. Abbiamo dovuto bloccare i cancelli dopo averti trascinato all'interno. I Root sono dappertutto. Ma ora che sei qui, mi è venuta un'idea. Senti un attimo, vuoi andartene? Dovrai prima fare qualcosa per noi. Sì, dovrò prima sterminare qualunque essere vivente per loro. Non vi devo nulla. Va bene, cosa posso fare? Per prima cosa ci serve corrente. La tempesta ha messo fuori uso il nostro reattore. Ecco. Se abbiamo abbastanza corrente, possiamo attivare un'altra via d'uscita. Un'altra via d'uscita? Non è esattamente una porta. E potrebbe non funzionare. Ecco. Il reattore è nel seminterrato. Già il fatto che non è esattamente una porta mi preoccupa. Rimettilo in funzione e poi torna qui. Mi sembra facile, non lo direi mai non in questo gioco. Non ho intenzione di perdere altri dei miei oggi. Ah, grazie. Abbiamo già perso un uomo laggiù qualche giorno fa. Sospetto che i Root abbiano trovato un punto d'accesso. Vai da Riggs per la tua spada. Vabbè, non credo che i tuoi pugni serviranno a molto contro i Root. Beh, neanche la mia spada è servita molto. Fai questo molto per noi e io farò in modo che tu possa uscire da qui. Grazie. Grazie. Andiamo a prenderci la spada, che tanto è servita come cazzo a battere i nemici, però. Entra nella base, trovi il reattore nel piano inferiore.
Ok. Andiamo a prenderci la spadina. Oh, e tu chi sei? Il fabbro del gioco? Sicuramente. Ehi, è bello vederti di nuovo in piedi. Benvenuto al World 13. Ah, cambiato così. Ho fatto questo è tutto ciò che potevo per rimetterti in sesto. Ma mi sembri un tipo tosto. Ah, beh, zio. Il mio nome è Riggler, ma mi chiamano tutti Riggs. Beh, la tua spada si è ridotta parecchio male nel combattimento. Purtroppo non c'era molto che potessi fare. La lama era spezzata quando ti abbiamo trovato. Ma non è vero. Altro che scarti ora. Ma non mi sembra che Ace avesse detto di aver trovato alcune armi in città. Forse lei saprà aiutarti. Beh, da ciò che so, Ace stava scendendo per controllare lo stato del reattore. Buona fortuna laggiù. Ecco, va bene. E io non sopravviverò perché tanto mi apriranno le natiche in quattro in questo gioco. Però sono qui per questo. Oh, questa è Ace. Off base, no. Ti sei perso? Figa, sei simpatica come un cactus nelle mutande. Vabbè, oh. Capita. Mi raccomando, zio. Ci si vede dopo. Sì, sul fatto che mi sia perso, però non aveva tutti i torti. Dove cazzo siamo? Allora, stando alla mappa, ci sono dei puntini blu. Allora, se io vado... Ciao! Se io vado di là... Chi è questo? Ah, questo è il bambino di prima, Gabe, o come cacchio si chiama, e questa è? Qualcuno ha detto che i Root stanno facendo breccia. Non aiuta il fatto che siamo al buio. Ma si sentono i Root. Povero Wallace, perdere Mark in quel modo. Ah, Wallace e Gromit, allora il bambino Wallace, dov'è? Taddeus Wallace. Va bene. Andiamo giù. Ok, però io ho bisogno di qualcosa che assomiglia a una qualsivoglia arma. Beh, tu? Viaggiatore. Tu cosa Ehi, amico. Il reattore si trova oltre quella porta e giù per le scale. Ehi, stai allerta. Sì, vabbè, ma... Cioè, se non mi date una qualsivoglia arma, che posso fare? Oh, questa è Ace, sicuro. Ah no, sono delle tute. Fighe però. Allora, esiste un inventario? Sì. Allora, ci si può mettere un elmo, una protezione per il corpo, per le caviglie, due anelli e una collana. Neanche tanto. Possiamo portare tre armi, tra cui una pistola, un fucile e un'arma da mischia. Per cui una melee e due da... Il combattimento lontano. Inventario. Mappa. Opzioni. Ok. Abbiamo dato un'occhiata anche al menu. Ok, non si può equipaggiare più di tanto. Scusate un attimo. Si apre. Eccomi qua. Va bene. Andiamo giù allora. Probabilmente incontreremo giù la tipa Ace. Sì, c'è un puntino blu. Dannazione. Dove sei? Ti giuro, se provi a spaventarmi io. Da dove diavolo arrivi? Ma parla il nostro personaggio. Mi hai fatto prendere un colpo. Non c'è mai nessuno che si aggira da queste parti.
Non sei di queste parti, vero? Io sono Ace. Ace Cotterill. Oh! E tu? Ah, sì? Beh, l'hai trovato. Far partire quel relitto però non sarà facile. Quindi, hai mai fatto partire un reattore? Beh, innanzitutto è piuttosto rumoroso. Buon per te. Si tratta solo di premere un pulsante sul terminale sopra di noi. Oh, beh, allora. L'avrei fatto io, ma senza sapere che cosa potrebbe avvicinarsi a curiosare. Se siamo in due, forse abbiamo una possibilità. Ok, allora ho un'idea. Tu vai su e fai partire il reattore, mentre io ti aiuto a uccidere tutto ciò che si avvicina. Ti serve un'arma, vero? Sì. Vediamo cosa ti posso trovare. Oh, adesso scegliamo le classi. Cacciatore. Già il fatto che usa la museruola non mi piace. Il cacciatore è specializzato in combattimento di precisione, a lungo raggio. Fucile da caccia estremamente preciso, una pistola a ripetizione e una versatile spada di scarti. Ok, per cui questo è un cecchino. La sua mod, marchio del cacciatore, marca i nemici. Ah, mi sembra quando metto il marchietto a Gears. Rendendoli visibili sia lui che i suoi compagni di squadra. Anche attraverso i muri, figo! Figo, figo. È specializzato nel combattimento a media distanza e nel supporto di una potente doppietta, per cui tipo il fucile e lo shotgun, di una robusta pistola e di un'ascia di scarti. Media distanza. Che ripristina la salute di tutta la squadra. Beh, questo è il tank, sicuramente. Fucile a pompa. E invece questo che cos'ha? Una pistola? Una doppietta, vabbè, più o meno. Fucile a pompa, di una robusta pistola e di un enorme martello. Tecnicamente io in tutti i giochi di ruolo e hack and slash faccio il barbaro, che sarebbe questo. Però... la distanza. Ma proviamo il cacciatore. Avere qualche possibilità in più. Vai là e avvia il reattore. Oh. E la spada premerò due volte, no? Ok, ci abbiamo la classica pistola o spada di scarti. Chissà se qui le armi si generano a caso come in Outriders nei vari loot e shoot, o sono come Dark Souls predefinite. Va bene, e ci provo. Ah, ok, sono contati i colpi. Porco. Come faccio ad usare la spada? Ah, ok, premendo R2 in automatico. Ok, non deve equipaggiarlo. Fallout. Tu sono vietato. Premi la barra spazzatrice. Eh sì, è Fallout anche il suono. Sì, dai, questo è chiaramente Fallout. Quando leggi le notizie dentro il computer, è andato a funzionamento. Fare una diagnostica dei sistemi. Non superato. Vabbè, facciamolo partire. Cosa mai potrà andare storto?
In che senso? Sento dei rumori molesti. Dove sono? Ok, col quadrato si ricarica l'arma. Ok. No, dove? Non lasciano niente. Ma come si prende? Ok. C'è una cosa blu. Così dovrebbe andare. Hai combattuto bene. Davvero bene. Ford ha fatto bene a scegliere di mandarti qua giù. Grazie. Faresti meglio a fare rapporto a Ford. Passa al mio negozio ogni tanto, ok? Cercherò di farti lo sconto utile in combattimento. Sì, ma la cosina blu che aveva lasciato il nemico... No! Ok. Cristallo, munizioni, scarti. Per cui le armi non vengono droppate in stile Diablo Outriders, no, eh? Materiali. Eh? Torno dal comandante Ford. Ok. Correre consuma la stamina. Ah, che bello. Questo chi è? Ti stai mettendo a rischio per della gente che non conosci, straniero. Stai cercando di arrivare su quell'isoletta, vero? Mm-hmm. Le voci girano rapide qui. Visto che non c'è più molto da dirsi. Ascolta, amico. So che non mi conosci nemmeno. Però voglio aiutarti. Ma grazie. C'è qualcosa in te che mi parla di destino. Salverai il mondo, vero? Sicuro. Così ti voglio. Ecco, prendi questo. Nel mondo là fuori non sono in tanti quelli che riescono a mantenere il proprio animo. Cuore di
capito. Un vecchio amico mi ha detto che questo gingillo tiene a distanza persino la morte. Almeno per un po' di tempo. Parla con me ogni volta che vuoi comprare altri tesori per i tuoi viaggi. Ace ha uno spazio suo laggiù. Tra me e lei abbiamo ogni tipo di oggetti preziosi. Comunque, quella pietra lì è gratis. Prenditene cura. Un'ultima cosa. Ellen, cioè il comandante Ford, lei sa molto di più sull'isola di quanto lasci intendere. Chiedile del fondatore del World 13. Ti metterà sulla strada giusta. Hai scelto il momento peggiore per visitare il World, amico. Ah, è l'equivalente delle pietre quelle di Dark Souls 2. Mi è riposato. Ah, ok. Sì, sono le fiale di Estus. Praticamente. Ehi, viaggiatore. Esatto, ok. Veramente quanto Dark Souls. È da un po' che non mi capitava un combattimento così. Vabbè. Posso comprarvi qualche vestitino, Tamaro? Vabbè, sicuramente richiederò l'aiuto da casa per questo gioco, non sono sicuro. Adesso, dov'è il comandante? Al piano di sopra, forse? Sì. Ok, sì, qui è la cucina. È su qua. Ok, è là in fondo. L'unica cosa è che non c'è una parata, è la cosa... No! Cacchio ho fatto. Sono felice che tu abbia fatto ripartire il reattore. E vedo che Reggie ti ha consegnato il cuore di drago. Non si sarebbe mai separato da un manufatto tanto potente senza una buona ragione. Io credo che i suoi appunti potrebbero tornarti utili. E va bene. Reggie sarà pure un vecchio pazzo, ma è difficile che si sbagli. Ti sei dimostrato affidabile, straniero. Ho intenzione di aiutarti a metterti in cammino. Ma dubito resisterai a lungo là fuori senza alcun aiuto. Vai al piano di sotto da Riggs e McCabe. Ti forniranno dell'equipaggiamento migliore. Poi torna da me. Sono tutti gentili con me. Allora andiamo da Costina e McCabe. Ecco, però sta cosa che puoi usare il cuore di drago anche se sei full energy non è bello. Da Riggs. Ok, Riggs, eccolo qua. Ehi, amico. Grazie per aver ripristinato la corrente. Ford ha detto che dovremmo aiutarti con tutto ciò che serve per la città, come ringraziamento per averci assistito. Ah, forse possiamo sfruttare la tua vecchia lama. Fammi vedere. Allora, Riggs può migliorare le armi e la tua armatura utilizzando i materiali che raccoglie. Ok, il classico fabbro che usa i materiali, le... con resource. Potenziale una motore fondamentale. Ok. Bisogna capire però adesso la rarità. Fucile da caccia più uno. Sì, proprio come i solfer. Ok, cosa... Io migliorerei la pistolina. Bene, ehi, dai, così va meglio. Prendi questo. Non è molto resistente, ma protegge meglio di quello che hai già. Ecco qui, un po' più robusto. Là fuori può tornare utile anche un piccolo vantaggio. Ok, ho l'attrezzatura della mia classe.
È vero, non abbiamo molto, ma ci hai aiutato. E noi faremo lo stesso con te. Se ti servissero dei miglioramenti per le armi in futuro, vieni a trovarmi. Sì, sicuro. McCabe ti aiuterà con i miglioramenti per il tuo equipaggiamento. Ma, ehi, parla solo di affari. Sai, non le piace parlare di cose che non siano di lavoro. Ok, per cui questo sistema le armi e lei l'equipaggiamento, cioè l'armatura. Quindi sei tu lo sperduto di cui parlava Ford. Lo dicevo io che dovevamo equipaggiarti per la città. Non ha alcun senso per me dare via pezzi utili per niente. Però sembra che eliminare qualche route sia sufficiente per il nostro comandante. Se Ford mi fa sprecare tempo con ogni sperduto che si presenta, ci sarà da parlare. Minchia, sono McCabe, simpatica. L'ingegnere, e tu sei una spina nel fianco. Non sono una spacciatrice di scarti, d'accordo? Io non miglioro la spazzatura. È l'apocalisse, e posso essere scorbutica quanto mi pare e piace. Vediamo un po' con cosa abbiamo a che fare. È tutto ciò che puoi avere per ora. Portami più componenti e te ne farò altri, dietro compenso. Vabbè, ovviamente. Ora vattene, ne ho abbastanza delle tue chiacchiere. Sì, sì. Le mod armi si usano per aumentare la potenza delle tue armi a distanza. Quando sono equipaggiate, esse generano potere in modo infliggendo danni agli obiettivi. Quando il misuratore di potere pieno prende uno per attivare la mod arma. Ah, ok. Alcune si attivano immediatamente. Le mod possono essere equipaggiate nella schermata dell'inventario. Dai, vattene! Minchia, ti sparo in testa. Allora, ah ok, qui c'ho già una mod arma, marchio del cacciatore. Marca tutti i nemici entro 35 metri per i lanciatori su alleati. Per cui serve moltissimo l'online. Qui ho bisogno di mod e qui no, ok. Questo è il vestitino. Ok, adesso torniamo dal comandante Ford. Le urla di quei Root si sentivano fino a qua. Spero tu non abbia lasciato indietro nessuno. Quasi mi aspettavo che metà delle mie cose fossero scomparse al ritorno della corrente. E invece hai visto. Aspetta, qui si può riposare per ripristinare i cuori di drago, no? Mi fa piacere che tu abbia più equipaggiamento. Riggs e McCabe sono bravi. Spero sia McCabe sufficiente per metterti sulla tua strada. Non possiamo uscire dai cancelli in questo momento. Il fondatore, mio nonno, mi diede questa chiave anni fa. Disse di usarla solo se non avessimo avuto altra scelta. Okay. Beh, non abbiamo più alcuna scelta. Visto che hai rischiato il collo per noi, mi sembra giusto che sia tu ad avere l'onore. Prendila. C'è un terminale al piano di sotto, nella stanza principale. Usa lì la chiave. Con un po' di fortuna potremo farlo ripartire. Ah, non ringraziarmi, non ancora. Sì, infatti, cos'è tutta sta generosità con un estraneo? Danno le chiavi, armature. Va bene. Per cui nuova opzione, devo andare di sotto e usare la chiave. Ah, nella stanza dei server. Beh, qui ho fatto tutto, non c'ho più niente. Sì, la mappa non è bellissima.
La stanza con tutti i computer? No. Qua. Resident Evil è diventato. Cos'è questa pietra runica? Davvero incredibile, vero? Avevo letto qualcosa, ma non l'avevo mai vista in funzione. Cioè? Questo occhio rosso potrebbe essere la nostra unica porta che dà sul mondo esterno. Vuoi andartene? Ecco la tua opportunità. Mio nonno è stato comandante prima di me. Lo chiamavano il fondatore del World 13. Ha condotto tutti al World 13 dopo il primo attacco dei Root. Era deciso a scoprire da dove provenissero i Root. Ha trascorso molto tempo là fuori a indagare. Poi un giorno... non ha più fatto ritorno. Non ho mai saputo che cosa gli fosse successo. C'è un locale appena fuori dal World. Lì si trovano tutti i suoi appunti e gli indizi su dove si fosse diretto. Se vuoi raggiungere l'atollo, lui potrebbe essere l'ultimo che sapeva come arrivarci. Ascolta, so che per te tutto questo è stato duro. Lo è stato per tutti. Ma tu ci hai aiutato, e te ne sono grata. Sarai sempre il benvenuto. Minchia, buona fortuna. Premuto un bottone su un computer, però... che gentile. Premi X per schivare gli attacchi. Ecco. Fade to white, dissolvenza in bianco. Vabbè, dai, qualche nuovo trofeo per la mia collezione. Aspetto corazza da gladiatore. Ah, posso cambiare gli as. Cappello dello... dello iettatore. Cioè, posso cambiare classe o posso cambiare solo la grafica? Ah, seleziono aspetto. Ah, ok. Ok. Ok, ho vari aspetti a seconda della classe. Questo è il predatore notturno. Esatto. Ok, boh. Proviamo ad uscire. Ok, ricarica le munizioni, ricarica il cuore. No, non viaggio. Sono in mondo. Modalità avventura, vuoi uccidere uno... Ah, ok, dalle ceneri. Matti.
Sì, non si può mettere facile, no, eh. Ok. Nascondi l'io del fondatore. Mi intriga sto gioco. Vediamo un po'. Se è da sclero o no. Il metallo più antico al mondo. O perlomeno del mondo che è rimasto. Papà, sento che sto morendo. Ho sempre pensato che avrebbero ucciso i Root. O che avrei vissuto in eterno come te. Però non possiamo essere tutti eroi. Sei l'unica persona al mondo che pensa di poter fermare i Root. Lo sai, il resto di noi sta cercando di godersi al meglio i giorni che gli rimangono. Io ed Ellen abbiamo dovuto farlo senza di te. Non ti chiederò di gettare la spugna un'altra volta. Ti chiedo solo di non pensare che ti stia sacrificando per noi. Ci siamo già sacrificati abbastanza. Ma questa cos'è, la sorella del capo? Cioè, non possiamo prenderli? Tesserino del warp. Ah no, ok, mi stava leggendo quella lettera, non mi stava prendendo gli oggetti. Ok. Qui c'è qualcosa? Labirinto, massiccia torre. Cos'è il labirinto? Ok. Ah, qui sono i Remnant che ha catturato e studiava. Ok, allora gli oggetti sono mostrati luminosi, ok. Voglio che tu sappia che ti voglio bene e che mi dispiace perché per molte cose le parole non servono, lo so. È ora che ti dica addio. Ci ho messo del tempo per passare dalle parole ai fatti, però adesso sarei contenta. Andrò a parlare con la Root Madre nella vecchia chiesa oltre le gallerie della metropolitana. Mi mostrerà la via per lasciare questo mondo e così sparirò per sempre. Ah sì? Cos'è, la regina delle locuste di Gears? Oh, ecco, vedo già qualcosa all'orizzonte. Guarda. Ok, così lo segno. Guarda. Allora, così li marchi. Oh, non lasciano niente. Il gioco sembra carino, i mostri non mi piacciono un granché, effettivamente, questi Root. Però, vediamo.
sento qualcuno che rutta. Un vetro rotto. Qualcuno che si lamenta tipo zombie, però bel posto. Allora, entriamo. Oh, oh, eccolo là. C'è qualcosa là che si muove, infatti. Sì, però è un fucile da cecchino, ma veramente non posso aumentare la visuale. Non posso avere lo zoom. Guarda. Sarà qualcosa di interessante. Quanti rumori inquietanti. Cosa sei? Ferro. Ho visto qualcosa muoversi. Questo ho giocato con degli amici, potrebbe essere divertente. C'è niente lì. Vabbè, se qualcuno magari che segue la live o la guarderà dopo vuole aggiungermi sulla PlayStation, può farlo come Dollinberti Twins, sito TVINS. E se ha il gioco o lo scarica con l'abbonamento, si potrebbe provare a giocarlo online assieme. E qui cosa c'è? Ferro. Quello che mi interessa capire è le armi, come si trovano, come sono, di che natura sono, il loot, se è solo materiale. E tu? Là. Ricordo una cosa. Marca tutti i nemici entro 35. Allora, se io metto la pistola. Là. No. Com'è che marchio i nemici? Marca tutti i nemici per il. Probabilità di critico. Ok.
Sì, ma com'è che si attiva la morte? Scusa, là c'è qualcosa. Là. Ah, R1. Ah, quella sarebbe... Ah, ok. Effettivamente. Figa. Sembra l'abilità di Gears of War del Marksman, quello che vedi attraverso i muri. Sempre una scelta quanti si possono attirare con qualcosa. Cos'è questa? No, cos'è che è? Allora, qua ce ne sono due. Allora, l'abilità si ricarica. Oppure è a uso singolo da 30 secondi. Ok, l'abilità dura 30 secondi, ma tipo, qua cosa vuol dire? Eccolo là. Forza, chi è il prossimo? No. Ok, sotto il tempo di ricarica dell'abilità. Ammazza se è lento. Sì, ma io in tutto questo che cosa sto facendo? Cioè, sto divertendo, ok, però. Ah, le casse alla Dark Soul. Cos'è che ho trovato? Ferro, scarti, scarti, scarti. Adrenalina, ok. Scommetto che l'adrenalina mi ricarica l'abilità. Sì. Ma io, per tornare poi alla base, se muoio perdo tutto. All'ultimo checkpoint attivato. Ok, per cui questo è l'osso del ritorno, tipo. Aumenta la velocità di movimento, zaino della sopravvivenza. Vuoi davvero usare questo oggetto? Una borsa? 3 elisir. Ah, ok. Viola, roba viola e nei giochi di ruolo è buono. Anello della madre. Madre! Oh, ma... Riduci il danno a distanza in entrata del 20%. Però, te capì. Un bonus alla protezione del 20% sul danno a distanza. Perfetto. Sì, in tutto questo io ho una missione, uno scopo nella vita.
ho trovato un biglietto con scritto che il fondatore era andato a parlare con una certa Ruth che viveva alla chiesa. Forse questa. Ok, per cui devo andare alla chiesa. Però io una guardatina in giro. Andiamo di qua. Questo è l'edificio che avevo visto prima. Ta 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 ta. Oh, la vedo qualcosa di grosso e brutto. E la Madonna è tanto grosso e tanto brutto. Lo piglio nel paugigio. E che è Pyramid Head, il fratello. C'è qualcun altro. Annientiamoli! Sì, però lo segno per chi, se tanto sono da solo. Ecco, già finiti i colpi. Bella lì. E tu? Sì, ma avessi un mirino per mirare alla testa. Un po' meglio. E restaci a terra. Quindi ho due cacchine lì. No, 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 cos'è questa novità? L'abilità qua non mi dava niente. Andiamo a vedere se c'è qualcosa. Materiale verde. Qui? Cosa? No. Dentro il furgoncino della scuola? No. Polvere della frenesia. Dopo leggiamo che cos'è. Ferro. Sopra.
niente. Oh, una cassa. Cosa abbiamo preso? L'adrenalina. Ferro. Quasi potenzio il fucile a distanza. C'era qualcosa là sopra, eh? Chi è che sta morendo soffocato? Ok, io sono venuto da là. Oh, c'è qualcuno? L'ambientazione non è bellissima, un po' spoglio anche graficamente, non ha molti dettagli, non è... però tipo cos'è quella cosa tutta sfocata, perché c'è cioè, una texture, cioè proprio la texture dello skybox, veramente così brutta. Infatti le ambientazioni comunque sono proprio il minimo sindacale. Però, vabbè. Se il gioco rende, perché no? Cioè, non è, la grafica non è tutto. Sì. Neanche quando le trovavo a Resident Evil ero così felice. Qui c'è qualcosa? Allora, giriamo con la pistola. Posso scendere? Sì. Interessante. Chi è? Là c'è qualcuno? Non c'è più. Ah, ok, c'erano le scale. Qui c'è oggetti. Mi sto perdendo. Ok, ferro. Ma la domanda è, ma se muoio perdo tutto quello che ho accumulato come nei sempreverdi Dark Souls? O... vabbè, tanto lo scopriremo presto, mi sa. Qui si distruggono? Sì, però. Interessante. Già. Ok, munizioni.
Sento qualcosa di brutto alla mia destra. Tipo un maiale che grufola. Quindi, allora, noi siamo entrati di là all'hotel, abbiamo fatto il giro dentro, siamo passati dalla passerella e siamo usciti di qua. Per cui adesso andiamo di qua. Flea Market, il marchettino delle pulci, ecco che là c'è qualcuno. E quanta... quanta gente... Ma se si unisse qualcun altro... alla caccia. Non c'è un livello, non c'è esperienza, no? È che me ne sto accorgendo adesso, non ci sono livelli d'esperienza nel gioco. Non si sale. Munizioni per pistola. Ah, bella lì. No, un oggetto blu. Sarà qualcosa di interessante. Uno a caratteristica per usare. Ah, ok, ecco, ho appena detto. Non si sale, tac. Va bene. Caratteristica. Ah, ok, vigore, che la salute. Robustezza, la resistenza ai danni, uomo ombra, raggio di percezione nemica. Un punto al vigore sicuro come l'oro. E poi vediamo. Cato, ma come si torna poi? Se io volessi tornare alla base e potenziarmi un po' l'equipaggiamento. Ferro, perfetto. Ok, gli scarti di ferro mi ricordano i rottami, mi ricordano troppo The Surge. Quando ci potenziavo le armi e le armature. Un checkpoint? O è una schifezza grafica? No, sembra qualcosa di importante. Cosa sei? Ah, una fogna. Sembra carino per il momento. Tutto sta a vedere il grado di difficoltà, i boss. Checkpoint. Per cui mi stai dicendo che io posso tornare alla base da qui e... Don't take it. Qui c'è niente da zanzare. Dunque, se faccio così, utilizzo il checkpoint. Riposare, ok, sono i falò dei Souls praticamente. Che gli alleati caduti, perfetto.
usare e conservare le munizioni è un aspetto importante a fine del gioco. Usa le armi da mischia per eliminare i nemici più facili. Infatti. Ok, anche qua possiamo rimanere offesi. Per cui sì, adesso torno al World 13. Non ho capito, ma se io adesso lascio il, cioè posso ricominciare da qua o devo rifarmi di nuovo tutta la città? No, perché questo non mi piace. Vabbè, io torno al distretto, potenzio e poi vediamo cosa succede. E poi ci salutiamo. Torno al War 13, ok. In teoria adesso dovrei ricominciare da qua, cioè la città è stata tipo un hub, cioè un passaggio per il primo dungeon. Poi posso tornare indietro a controllarlo. Però adesso io potenzierei l'armatura. A sto punto il fucile mi sembra buono, più colpi. Ok, e poi vorrei vedere il multiplayer. Allora, torna all'entrata della metropolitana. Ok, qual era la prima? Allora, andiamo da Riggs. Ah, c'è anche la nostra amica. Vediamo cosa ha da venderci lei prima di tutto. Bello, abbiamo fatto un ottimo lavoro al reattore. Il morale è decisamente migliorato. L'avevo detto che non ce l'avrei fatta da sola. E avevo ragione. Mi dispiace solo di non aver trovato Les. Immagino che la mia moneta portafortuna non sia riuscita a tenerlo al sicuro. E ora non ci sono più entrambi. Bisogna andare avanti. Però, ehi, se riesci a rimediare della refurtiva, portamela, ok? Ti farò una buona offerta. Facciamo affari. Vende consumabili, ok. Allora, posso comprare del ferro, posso vendere, non è il caso. Allora stammi bene. Tu invece che cosa puoi vendere? Ehi, amico, non ci siamo presi. Il mio nome è Reginald Malone, ma puoi chiamarmi Reggie. Se stai cercando una soluzione ai tuoi problemi, beh, eccomi qui. Oppure, se vuoi solo uno scambio di informazioni, mi va bene anche quello. Scommetto che anche tu ne hai. Dai, su, non sottovalutarti. Ehi, che bello vedere ancora un volto nuovo. La gente qui è abbastanza triste. Non è facile restare calmi con tutti questi mostri nei paraggi. Fai una buona azione quando puoi e vedrai. Ma ehi! Sei l'eroe del World oggi, amico. Vediamo. Va bene, grazie. Per cui questo vende consumabili. Va bene. Le munizioni alla faccia quanto costano? 200 euro. E cosa posso vendere? Bene, okay. Amico. Sono Ghost Face. Va bene. Andiamo da Riggs. Poi mi avrebbe voglia di tornare al reattore, perché lei ha detto quella cosa lì della moneta. E tu?
Sì, ciao amico. Oddio, sì. Ok, qui appariranno come nel Nexus del Sole i vari personaggi. Ok. Una cosa, andiamo. Allora, andiamo da Big Riggs, che si trova, se là c'è la tipa. No, qua c'è la tipa, qua c'è la camera, qua c'è il comandante. Scusa, Riggs dov'è? Questa è la cucina. Ehi, viaggiatore! Ehi, Questa? viaggiatore! Finora hai fatto delle cose buone per il World 13. E il Grazie. comandante Ford vuole che continui a sorvegliarti. So che ci stai aiutando, ma dobbiamo. Sono il tenente Ward. Il comandante Ford mi ha incaricato della sicurezza. I Root non sono gli unici nemici, sai? Dobbiamo difenderci. Hai accesso solo alla sala centrale e all'armeria, d'accordo? Non ti è permesso girarti per altre aree riservate. Bene, adesso dimostraci che non vuoi raggirarci e forse Ford ti permetterà di unirti al World 13. Uffi, i luoghi come questo non funzionano senza regole. Al comandante Ford piace tenere tutto sotto controllo. È solo così. Mi occupo della sicurezza del World 13. Cioè, sono ancora alle prime armi, ma il comandante non mi avrebbe mai assegnato questo incarico se non pensasse che possa farcela. Noi svolgiamo continuamente delle esercitazioni. Sono pronto a tutto. Ricorda, stai alla larga dalle aree riservate. Ehi, non vogliamo problemi qui al World, capito? Oh, c'è un'altra via, c'è un altro personaggio. Hello? Guarda. Là. Come faccio a capire? No, ho sbagliato. Come faccio a capire che livello è? Cosa? Ho bisogno di Riggs, un attimo. Un attimo, ho bisogno del signor Riggs. Vabbè, un attimo, ho abbandonato la partita, un secondo. Sì? Va bene, diamo un'occhiata. Le munizioni infliggono danno da fuoco, mi servono 750 Del lavoro euro. da fare. E Ehi, che cacchio ne viaggiatore. so. Certo. Miglioramento. Ascia di scarti. Ok, queste sono le armi delle altre classi. 600 euro per questo. Vabbè, allora, io potenzierei questo. Ma presto. Non ti Ok. fermare. E per l'armatura? Che c'è? D'accordo. No, crea, non posso Abbiamo potenziare finito. l'armatura. Vabbè, un attimo, adesso, boh, se si vuole riunire. All'ultimo checkpoint. Sì, ok. Adesso diamo un'occhiata, giusto per curiosità. Peccato, si è riunito qualcuno, però volevo prima potenziare
il mio equipaggiamento prima di andare in missione. Ma adesso si possono unire anche in partita o solo nel lab? La voce viene da, la sento nelle cuffie a sinistra, ma non sembra l'omino che parla, è fatto malissimo. Che puzza. Santuario nascosto. Sembra quasi un'altra persona che dico queste parole, non il mio omino. Quanta gente. Tonico, scarti. Sento qualcosa qua. Da dove arriva questo? Beh, gli oggetti sono segnati come in Nio. Oh mamma mia, cosa siete? Ah, però almeno il combattimento. Vabbè, consuma molto poco di stanza. No, tu sei brutto e cattivo. E mi sa che queste esplodono. Ma va? Chi è? Madonna, bastardo! Ma no! Ah, era sempre lui che si spostava. Ok. È stata tosta. Cristallo luminescente, tu. Stele di pietra. Che cosa? Riduci il ranculo del 30% e l'oscillazione d'arma del 60%. Buona questa. Veramente buona. No, no, questo esplode, vero? Porco Giuda, mi ero dimenticato che questo non te lo presumo vero. Quindi? Oh! Cos'era?
Prima o poi doveva accadere. Resto lì che arriva. Vorrei affrontare quello che sembra un fantasma che si scostia con l'arco. Non c'ho delle bombe. Prima qua dovrebbe apparire. No! E questo cos'è? Non possono cambiarmi così le regole in corso d'opera. Ma non possono cambiarmi boss così, non è giusto. No 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 te no te no te no te no te no. Madonna, madonna mia. E che è tutta questa violenza nei miei confronti?
cos'è quello, la sentinella di Gears che si copre la testa con le squadre. Sì, vabbè, 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 vabbè. È stata tosta. Mi sembra eccessivamente difficile con queste trovate. No, t'ho sentito, sentendo dei rumori. No! Il fatto che non puoi giocare col target è un po'. Vabbè, direi che come inizio non è proprio dei migliori. Ha da rivedere un po' di cose, il fatto che non puoi targettare, devi continuamente spostarti con la telecamera, non è comodissimo. Allora, i punti li ho ottenuti. Inventario. Ah, materiali li ho persi tutti. Aspetta. Fantastico. Altre brutte notizie. Perché sì, adesso vado a vedere inventario. No, materiali non. Qualcuno! Ah!
No, 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 no. Cazzo. Sono sbagliato. Ecco, tipo, perché lui c'ha un Gantling? Non voglio più il Gantling. Ma no, vabbè, dai, cioè i mostri che sparano a raffica, non c'hai difese. Onestamente mi sembra eccessivamente difficile. Non mi sembra molto ben bilanciato. Per carità, io non sono un mago in questi giochi, però. Cioè, quando quello lì ti viene avanti con un Gantling. Cioè, io c'ho una pistolettina. Poi non capisco, mi cambia i boss, però i premi no, eh. Ok, scusa. Non riesco a capire se perdo tutto o no. Carina l'idea delle armi, però non puoi farmi armi e melee così. Adesso cosa c'è? C'è. Cazzo, ci sono i mostri peggiori che in Gears 5, cioè io c'ho. Sì, adesso arriva quell'altro. Arriva il guardiano di Gears che con le due spadone. Non è che sta fermo sul posto, avanza quando colpisce.
la... Posso sparare attraverso il muro come in Gears? No, l'abilità dello... del marksman. No! Eccolo qua! Beh, ma certo, perché no? Venite tutti, tanto c'è posto. Ma sì, tanto, chi se ne frega. Madonna mia, è sincronaccio. Tutti li para. È quello di Gears. Dai, vieni qua. Vabbè, direi che per come live va bene. Ci penserò su se questo gioco meriterà altre live. Va bene, un saluto a tutti. Grazie della pazienza.